la storia è sia importante, è maestra della gente, ma alle volte è troppo deprimente. Carlo Magno e Re Luigi, gli Ugonotti, i Greci e i Dogi, sono troppo seri, troppo grigi. Per la peste muore il Griso, Masaniello viene ucciso, nella storia non c'è mai un sorriso. Quindi è cosa meritoria, se noi qui messi alle strette, questa caspita di storia la facciamo in canzonette. Questa, amico, se permette, è la storia in canzonette. È la storia, è la storia, è la storia in canzonette, sì! Broccoli e scarole piantiamo in grande quantità. La 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 la. Son campagnola bella e sono sua sorella. Di nome Giovannella, ma la chiamano Pulzella, la Pulzella d'Orlean. Verissimo. Son piena di visioni, nonché di apparizioni. Ma è vero pure un vanto che una santo, pur un santo, ti compaion tutti i dì. Come no? Il 13 dicembre, Santa Lucia. Il 4 di settembre, San Malachia. Mia colpa, mia colpa. Il 16 di marzo, in compagnia. Sia Santa Cunegonda che San Mattia. Santa Micare mi dice, va la Francia libera, mi ripete San Felice, tutti devi da da fa. Santa Pupa è dell'avviso che gli inglesi ho da caccia, e perfino San Gervaso mi consiglia baccaglia. Io parlai con Santa Calla, che è contraria a tutto ciò, vada solo alla tua stalla o finisci sul palò. Odio le stalle, a me sono riservate sante imprese, adesso vo da Carlo re francese e contro l'invasor lo guiderò. Odio le stalle, gambe e le spalle. Cacciato fu di patria dalla casa, e inutilmente spingo i francesi a fare guerra all'inimico inglese, che da vent'anni il mio paese ha invaso e il mio trono ha messo fuori uso. Maestà, che c'è, Goffredo? E sì, dal caso che la Pulzella è giunta all'improvviso. Giovanna la Pulzella, frase, frase, so che tu parli 30 volte al mese con tutti i santi che c'è il paradiso. Maestà, è arrivato il giorno tanto atteso, e
vero, gliel'ha detto San Fruttuoso. Sono io che adesso spingo gli francesi a sterminar l'usurpator. Le truppe inglesi son forti e decise, ma come farò a piegarle? Ma Goffredo dice San Lello di stare tranquillo, eh sì, che tu riuscirai a piegarle. È una parola. Ed in cuor su non pensiamoci più, per la guerra partiamo, partiamo. E veramente io c'ho da fa, mi dovete scusa. Si è arruolato, non indugiamo. Ma io le vite schieve del Diego invasove, se tu riuscivai a piegarle, ti fa una statua magari a cavallo nel centro di Place Pigalle. Odio le statue, la statua è cosa effimera e terrena, me ne ha informato Santa Filomena, io ambisco sulla gloria del Signor. Odio le statue, son cose fatue. In campo aperto, per la Francia e per la fede! Ma chiamano Giovanna qua corazza, somiglia un po' a Goffredo di Buglione, all'apparenza sembra una ragazza, invece più impetuosa di un ciclone. Adesso va l'assalto di Parigi, da un mese fa l'assedio alla città, e del resto l'ha informata San Dionigi che questa guerra lei la vincerà. Beh, com'è andata? Il fato ci fu avverso, maestà, non so com'è, ma abbiamo perso. Pulcella d'Orléans, vi dichiaro prima in arresto e poi in arrosto. Innanzi a questa corte pura e santa e bella, iniziamo il processo contro la Pulcella, a cui fu consegnato dalla mano mia avviso di reato per stregoneria. Quanto è bello l'inquisitore, ma Goffredo è più bello ancora. Secondo le pie usanze di madre chiesa, sentiamo la parola della difesa. Chiediamo la clemenza di questa corte, la quale mette invece condanna a morte. Quanto è duro l'inquisitore, ma la corte è più dura ancora. Allestiremo un rogo di prima classe, con posti numerati pure per le masse. La scena e l'eleganza sarà completa, perché sono un esteta, sono un grande esteta. Odio l'esteta, perché guarda soltanto all'apparenza, lo spirito pospone alla sostanza. Si esegua la sentenza sul falò. Odio l'esteta, non lo ripeta. Chi c'ha da accendere? Oh mamma, 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 oh mamma, 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 oh mamma, mi brucia il corazzone, e sotto il corazzone, camicia e sottanone, oh mamma, abbruciacchiati son. Abbruciatissima, qui si compie il suo dramma, nel baglior della fiamma, la Pulcella se va. Abbruciatissima, fu un'accesa guerriera e si è accesa stasera, meraviglia non fa.
Un tempo streghe e maghi erano abbrustoliti, o per fortuna c'è la legge sui pentiti. Così anziché sul rogo ti fan sedere per 3-4 minuti sopra un braciere. Era bello l'inquisitore, ma il pretore più bello ancora. E se Giovanna d'Arco vivesse oggi e avesse in alto loco misteriosi appoggi, invece che sul fuoco l'inquisizione la metterebbe accanto al termosifone. Era bello l'inquisitore, il pretore più bello ancora.